Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Sgranzium. Oggi parliamo di stampa 3D. Perché? Perché volevo parlarvi di questa cosa, della mia esperienza nei passato mese e mezzo, facciamo 2 mesi. Mi sono buttato a capofitto in quello che è appunto il mondo della stampa 3D, in questo caso specifico a resina. Piccolo disclaimer, non tratterò l'argomento in maniera tecnica, non saranno dei tutorial, non saranno spiegazioni su come funziona il procedimento, su come si settano le macchine, su quali sono i consigli proprio a livello puramente tecnico, ma vi dirò la mia esperienza da giocatore da tavolo, che penso che sia quello che vi interessa maggiormente. Quindi, perché un giocatore da tavolo potrebbe trovare interessante o totalmente inutile il mondo della stampa 3D? Il primo scoglio del quale mi sono trovato di fronte è stato scegliere che tipologia di stampa preferire, cioè quella a filamento o quella a resina. Allora, non entro nei tecnicismi come ho già anticipato nel disclaimer, ma fondamentalmente sono due tipologie di stampa abbastanza diverse tra loro. Entrambe condividono il fatto che il file, una volta pronto per essere stampato, deve essere affettato, deve essere dato in pasto a un software di slicing, che vedremo anche questo più avanti. Quindi tecnicamente la stampa avviene nello stesso modo, cioè le miniature o gli elementi o quello che dovete stampare, insomma qualsiasi cosa che dovete stampare, viene creato uno strato alla volta che viene sovrapposto uno all'altro finché ottenete quella che è la stampa definitiva. Qual è però appunto la differenza tra la stampa a filamento e quella a resina? Allora, diciamo che la stampa a filamento intanto utilizza delle bobine, un filo di materiale plastico, ci sono delle diverse tipologie, che viene sciolto questo filamento da un estrusore e questo estrusore disegna i vari livelli su un piatto di stampa. Mentre la stampa a resina funziona in maniera diversa, perché c'è un piatto di stampa che viene appoggiato proprio verticalmente su uno schermo LCD nella maggior parte dei casi, che però non emette le classiche immagini, ma una luce ultravioletta. Questa luce ultravioletta va a interagire con la resina, che è di tipo fotopolimerico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a contatto con i raggi UV indurisce. Quindi fondamentalmente la stampa si crea perché lo schermo LCD proietta delle immagini sulla resina invece di avere l'estrusore che va a disegnare. Sono due metodologie che all'apparenza potrebbero sembrare simili, ma appunto sono molto diverse tra loro. Innanzitutto per quello che ci dovete fare, perché la stampa a filamento ha una, diciamo che è più portata ad avere stampe di superfici più generose, non è adatta alla stampa di miniature, per esempio, perché a livello di dettagli non è così precisa come la stampa a resina. Però ha una resistenza meccanica maggiore, banalmente la plastica è molto più resistente e in certi casi anche più flessibile rispetto alla resina. La stampata la potete tenere in casa, perché la resina al contrario è tossica e va trattata in un modo appropriato, che vi dirò più avanti, mentre la resina magari è più adatta allo stampo di miniature perché è molto più precisa. Come vedrete è incredibilmente piena di dettagli la stampa 3D, è una cosa che io non mi aspettavo minimamente. Altro piccolo disclaimer: metterò sì delle immagini di stampe che ho fatto io, ma quando vi parlo dei metodi, delle varie stampanti, non vi farò vedere la stampante che ho io attualmente. Cercherò delle immagini di repertorio, questo perché banalmente il posto che ho adibito per la stampa 3D è il sottoscala del mio garage, vicino a una finestra. È un posto buio, è un posto pieno di cianfrusaglie, è un sottoscala dove io ci infilo veramente la qualunque, tutto quello che non riesco a farci stare in casa, e non mi sembrava il caso di far vedere un posto del genere, che fondamentalmente è un accrocco di varie cose una sopra l'altra. Dicevo, alla fine ho scelto la stampa a resina, nonostante delle difficoltà tecniche notevoli rispetto alla stampa a filamento, perché appunto, come dicevo, la resina è tossica, quindi va trattata con dei guanti, nel vero senso della parola, necessitano di guanti, di mascherina, perché i vapori sono tossici e comunque è corrosiva, quindi appunto avete bisogno dei guanti, come ho già detto. Ha bisogno di un locale che non è quello dove abitate, perché appunto con l'emissione dei vapori ha bisogno di stare in una stanza adibita alla stampa 3D.
che può essere meglio ancora un garage, una cantina, oppure una stanza che avete in casa ma che sapete potete tenere aperte le finestre la gran parte del tempo. Insomma, è un po' più complicato, sporca un sacco e vi farà incavolare tantissimo, perché come vedremo non è una cosa che voi prendete la stampante, la mettete sul tavolo, mettete la resina, premete play e va tutto in automatico, ma ci arriviamo per gradi. La stampante mi è costata in offerta sui 160 euro, quindi bene o male veramente parliamo di una cifra affrontabile per chi come noi è sempre stato abituato anche a spese simili per un gioco da tavolo, quindi voglio dire è una spesa affrontabile, non è pochissimo ma è affrontabile. Ma non finiva qui, perché il problema è che quando si parla di stampante 3D, la stampante è il costo minore. Veramente è assurda come cosa, ma è il costo minore. Perché nell'ordine ho dovuto acquistare anche la macchina per pulire le stampe e per curarle, ovvero la luce UV che permette, una volta finita la stampa, di dare la solidificazione finale. Perché la stampa 3D, nel momento in cui è finita, non è finita al 100%. La stampa voi la tirate fuori, che è praticamente gronda resina da tutte le parti, la dovete lavare nell'acqua o nell'alcol isopropilico, e anche qui c'è una piccola parentesi da aprire, perché ci sono delle resine che sono lavabili in acqua. Attenzione, non vuol dire che le potete lavare nel rubinetto di casa, le potete lavare in dei recipienti che scegliete voi di utilizzare apposta per lavare le miniature, e poi quest'acqua deve essere smaltita in qualche modo, perché comunque è tossica, diventa tossica anche quest'acqua. Oppure con l'alcol isopropilico. Ho scelto l'acqua banalmente perché l'alcol isopropilico è altamente infiammabile e non mi piaceva avere un contenitore di roba infiammabile in garage, come potete ben immaginare. In più era un'altra cosa tossica e pericolosa da maneggiare oltre la resina. Sullo smaltimento ne parlerò più avanti, perché alla fine vi farò un pro e un contro di quelli che sono appunto i pro e i contro della stampa 3D. Quindi la macchina per lavare e per far indurire a livello finale, in modo da poterle toccare con mano, utilizzare le miniature o comunque qualsiasi stampa voi facciate. Poi abbiamo dei tappetini in silicone dove appoggiare le macchine, perché quando comprate una macchina economica spesso non ha i piedini di gomma sotto, sono di plastica, quindi vi balla dappertutto, e se avete un tavolo liscio è un disastro. Una chiavetta USB, perché quella che vi danno in dotazione vi muore praticamente alla seconda stampa. Un controllore di temperatura. Come vedremo più avanti, vi spiegherò perché serve un controllo di temperatura, che fondamentalmente è una mini stufetta. Una maschera per evitare di respirare i vapori tossici. Un pennello in silicone, dei panni microfibra barra degli Scottex per pulire dove sporcate. Un imbuto in acciaio per rimettere la resina quando non la utilizzate da tanto tempo dentro il contenitore. I FEP, cioè i fogli di rilascio, di ricambio per la vostra stampante 3D. Questo perché? Perché tra il piatto di stampa, cioè dove state fisicamente stampando, chiamiamole le miniature, ma dove state stampando quello che state stampando in quel momento, e lo schermo LCD, oltre ad esserci, vabbè, una pellicola protettiva, tipo quelle che ci sono sui cellulari, per capirci, c'è anche questo film elastico, mi ricorda un po' tipo la pelle dei tamburi della batteria, ok? Solo che è trasparente, però come tenacità, come elasticità è quella. Questo perché? Perché quando avete finito di stampare un layer, un livello, il piatto di stampa si alza e alzandosi si deve staccare da quello che è lo schermo LCD che ha cotto, diciamo così, lo strato di resina. Alzandosi ci vuole qualcosa di elastico in modo che non faccia troppa resistenza e non vi faccia fallire la stampa, perché uno dei casi comuni di fallimento della stampa è che quello che state stampando si stacca dal piatto di stampa, appunto, e fondamentalmente cade giù e non viene più alzato e abbassato dal vostro piatto di stampa. Quindi avete bisogno di qualcosa di elastico che permetta di far staccare quello che state stampando dallo schermo LCD e che non sia appunto una superficie rigida, deve avere un minimo di elasticità.
Questi FEP, almeno questo è il materiale che sto usando attualmente, ci sono anche in PFA e in, non mi ricordo, in un altro materiale, ci sono insomma dei diversi materiali che hanno diverse caratteristiche, non ha un uso illimitato, ma dopo tot layer stampati, tot livelli stampati, fate conto che se stampate una miniatura, di solito siamo sui 1000 livelli più o meno, dopo tra i 20.000 e i 60.000 livelli dovete cambiare uno di questi fogli. Poi i guanti, chiaramente usa e getta per gestire il tutto. La resina, perché banalmente è quello che vi serve appunto per stampare. I costi vanno indicativamente, se li prendete dai siti dei produttori, vanno indicativamente tra i 15 e 20 euro al litro. Ci sono diversi tipi di resine. C'è la resina standard, che è quella appunto che usa l'alcol isopropilico per essere trattata e lavata. C'è quella a base d'acqua, che è quella che ho preso io. E poi ci sono resine con altre varie caratteristiche. Ci sono resine più o meno flessibili. Maggiore la flessibilità, maggiore il costo. Perché sta cavolo di resina, io vi dico, è fragile, è molto fragile. Non pensavo fosse così fragile. Ci sono miniature che mi sono cadute da 10 cm dalla mano che si sono rotte. Come ci sono miniature che sono cadute per terra da un metro d'altezza e non si sono fatte niente. Questo dipende chiaramente, come avete già intuito, dall'angolo di caduta, da in che punto cade la miniatura, ok? Però comunque sono fragili, non dico che vi si spaccano in mano, però se cadono nel modo sbagliato si rompono, ok? Cosa da tenere in conto. Quindi il totale, che vi metto in sovrimpressione qui da qualche parte, per partire, per avere il minimo per partire, non è poco, perché parliamo di quasi 500 euro per la versione base, ok? Poi se volete partire, dite no, io voglio un piatto di stampa più grande, voglio la stampante che ha delle features migliori, cioè che capisce se ci sono dei problemi di stampa, che vi avvisa se c'è qualcosa da correggere, lì possiamo andare anche a 1000 euro se vogliamo le stampanti più costose. Quindi la prima cosa da fare è fare un setup iniziale quando avete la macchina. È molto semplice, sembra complicato, ma dovete livellare il piatto di stampa. È una cosa che la prima volta ci mettete un'ora perché non siete sicuri di quello che state facendo, dovete cercare di capire bene se la vite che state... La seconda volta che lo fate ci mettete 30 secondi ed è fatto. E poi dovete procurarvi un software di slicing. Sono i software che vi permettono di prendere il modello 3D che volete stampare, trattarlo e farlo diventare un file che diventa leggibile per la vostra stampante 3D. Ora, io ne utilizzo di tre tipologie diverse. Cioè, sono tre software diversi: il Photon Workshop, Cheetobox e Laici. Li trovate in versione gratuita, tutti e tre, e ognuno ha dei pro e dei contro, ma non entro qua nei tecnicismi, appunto. Comunque voi dovete cercare di capire come settare appunto la stampa attraverso questi software di slicing. In che senso dovete settare la stampa? Dovete decidere l'esposizione, quanti secondi ogni livello subirà la proiezione della luce UV, a che velocità si alza il piatto di stampa, quanti livelli fare di aderenza al piatto di stampa, a che velocità, non solo quanto si alza, ma la velocità di accelerazione a cui si alza il piatto. Sono delle cose che inizialmente mi avevano terrorizzato, perché ho detto, ma come, cioè devo imparare, devo diventare un ingegnere per gestire tutta sta roba. In realtà, uno dei vantaggi di Laici, non so come si pronuncia questo software, comunque è che registrandovi gratuitamente avete accesso alla community, e questa community vi permette di guardare per modello di stampante che avete e tipo di resina che avete, ogni utente che si è registrato ovviamente e che ha inserito i dati, che settaggi, che valori ha inserito, in modo da guardare quelli che hanno il maggior successo di stampa e chiaramente il minor probabilità di fallimento di stampa. C'è da dire che in aiuto comunque vi vengono anche i produttori di resina e i produttori della stampante stessa, perché i produttori della stampante stessa vi dicono quali sono più o meno i settaggi che dovete adottare, che però li dovete andare anche a paragonare
con i settaggi consigliati dal produttore della resina, potrebbero non avere dei settaggi simili. Diciamo che io ho installato Laici, ho cercato la mia stampante, il tipo di resina che volevo utilizzare. Non serve neanche copiare i dati, perché proprio clicchi il tasto e importi automaticamente la tipologia, e io mi sono fatto 20 stampe una dietro l'altra senza alcun tipo di problema, e nessuna è mai fallita. Però adesso che avete la vostra bella stampante, giustamente dici: sì, ma io adesso ho la stampante, ma che ci stampo? Allora, le cose da valutare sono due: o potete imparare a modellare in 3D quello che vi pare, ma non credo che l'abbiate presa con questo scopo, oppure ci sono dei siti che vi danno gratuitamente delle cose che potete stamparvi, ma insomma ve ne metto un po' in descrizione. Ci sono una miriade di cose che potete stamparvi: segnalini personalizzati per un determinato gioco, dei dadi custom, delle miniature extra scenici 3D, tipo quegli scenici di Nemesis. Ho intenzione di stamparmeli, sto stampando gli scenici di King of Death Monster. Insomma, c'è un sacco di roba gratuita. Poi ci sono dei siti dove potete comprare dei modelli, anche delle statue, delle action figure, cioè potete stampare veramente quello che volete, arrivate a un certo punto. E se no, dei Patreon. Ci sono dei Patreon che come servizio offrono dei set di miniature o di scenici. Ce ne sono di diversi tipi: sci-fi, fantasy, storico, c'è veramente un'infinità. I tre che mi hanno colpito maggiormente sono Loot Studios, che sono penso tra i più famosi, che fanno delle belle miniature abbastanza neutre come stile, non sono né troppo fumettose né troppo serie. Ci sono le miniature della Bestiarium, che sono meravigliose se vi piace Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne. Tutto quello che fanno loro si ispira a quell'universo lì. È chiaro che sono un po' monotematiche, perché è tutto grimdark, tutto horror molto spinto, però se vi piace quella cosa lì, io ne sto stampando a cannone di quelle. Se invece vi piace di più un tipo di grafica, di ambientazione più alla World of Warcraft, per capirci, c'è Artisan Guild, che fa delle miniature meravigliose, sono un po' cartoon, però secondo me ci stanno benissimo, per esempio, con Dungeons and Dragons. Quindi avete queste tre tipologie. Avete un pagamento mensile, ogni mese vi danno... Non dovete partecipare necessariamente tutti i mesi, potete partecipare semplicemente al set di miniature che vi interessa di più, e vi offrono, secondo me, tra queste tre una buona alternativa, per cui con 10-15 euro ogni set intero di miniature ve la portate a casa, che non è una cifra assolutamente proibitiva. Quindi, una volta deciso cosa stampare, vi trattate il file con il software di slicing. Se appunto prendete miniature da questi Patreon, o alcuni vi danno già la miniatura con i supporti, la miniatura appunto ha bisogno di alcuni supporti che permettano la stampa, se ha delle particolari pose, se ha una forma particolare, ma appunto non entro in questo tipo di tecnicismi, ma il 99,9% delle stampe che farete avranno dei supporti che vanno eliminati una volta finita di stampare la miniatura. E poi dovete solo aspettare. Dovete aspettare tanto, perché almeno con le stampanti, le due stampanti che ho avuto io, per l'altezza di una miniatura scala 32 mm, l'attesa è di circa 4 ore, più o meno. E c'è anche una cosa da dire: quando voi stampate, per esempio, a filamento, la durata della stampa è banalmente quanto ci mette l'estrusore con la plastica sciolta a realizzare fisicamente l'oggetto che state stampando. Con la resina invece non funziona così, perché che voi stiate stampando una miniatura o abbiate il piatto pieno zeppo di miniature, la durata è sempre quella. Perché l'attesa che voi dovete avere è tipo 2,5 secondi per strato, poi si alza un po', 2,5 secondi per strato, poi si alza un po', 2,5 secondi per strato, questo fino a tutti gli strati che dovete fare. Quindi la durata della vostra stampa a resina è direttamente collegata all'altezza della miniatura più grande. Tutto qui. Se voi state stampando cose basse, che ne stampiate una o 15, perché sono tutte sul piatto di stampa, ci impiegherete sempre lo stesso identico tempo. Quindi, quando stampate a resina, sapete che più affollate, senza esagerare, perché sennò dopo fate fatica a staccare la stampa dal piatto di stampa,
meglio è, perché risparmiate tempo. Devo dire che la resa, una volta finita la stampa, vi lascerà un po' perplessi, perché comunque, come dicevo, la miniatura in questo caso, che ve la immaginate bella, piena di dettagli, soprattutto quando la vedete nella preview, è piena di resina, quindi vi sembrerà una cosa povera, povera di dettagli. Appunto, dovete lavare, nel mio caso con l'acqua, e dopo averlo lavato lo passate ai raggi UV. Una volta che è solidificato, wow, io non pensavo fosse possibile, con un aggeggio da 150-160 euro, ottenere un livello di dettaglio del genere. Io sono rimasto a bocca aperta, tanto che quando l'ho fatto vedere ai miei amici mi dicevano: no, tu queste miniature le hai comprate, non te le sei stampate tu. Vi giuro, io sono rimasto a bocca aperta. Da quel momento in poi, da quando ho visto la prima stampa, io ho detto: ecco, devo prendere la stampante più grande. Quindi vi faccio vedere adesso un po' di miniature che ho stampato. Sono poche quelle ancora, diciamo, al naturale, quindi color resina, della resina che ho utilizzato, perché la maggior parte gli ho già dato un primer e alcune le ho anche già dipinte. Quindi, però, vi dà un'idea, perché quello è il livello di dettaglio che potete riuscire ad ottenere con una stampante 3D. Per me è assolutamente stupefacente. Quindi passiamo al mega listone dei pro e dei contro della stampa 3D. Allora, il pro dà soddisfazione, dà enorme soddisfazione. Anche se avete comprato i modelli 3D e quindi non li avete fatti voi, cioè, a me ha dato una soddisfazione enorme vedere che io ho preso questo file 3D, l'ho messo sul software, l'ho caricato sulla stampante, ho premuto la stampa ed è venuta fuori quella roba lì, che era esattamente, con tutti i limiti del caso, però per carità, quel file che avevo tanto guardato e avevo tanto agognato sul mio computer. Dà veramente tanta soddisfazione. Grazie alla stampa 3D, e questo secondo me è il plus maggiore, visto che mi sono avvicinato da poco alla pittura delle miniature, veramente da poco, perché ho cominciato dopo che ho acquistato la stampata 3D, è un ottimo modo per allenarsi nella pittura delle miniature, perché voi potete prendere la stessa miniatura, clonarla 10 volte. A livello di costi, una miniatura non vi costa tanto, perché un piatto di stampa con 10 miniature vi costerà 1,50 euro, 2 euro di resina, intendo proprio di materiale. Dopo c'è tutto il costo, per carità, di tutto il resto. Però a livello di miniatura singola vi costerà 20 centesimi, 30 centesimi. Non costa tanto la miniatura in sé, costa tanto tutto il resto a monte. E voi potete fare tutti gli esperimenti che volete con la pittura. Potete prendere miniature, provare vari schemi di colore, ma potrei provare questa nuova tecnica che ho visto sul video di YouTube, potrei azzardarmi a inventarmi una tecnica, potrei provare a dare delle pennellate in questo modo. Potete fare quello che volete senza preoccuparvi di rovinare le miniature del vostro gioco preferito. Così, una volta che avete acquisito abbastanza confidenza, potrete rischiare di andare a dipingere le miniature dei vostri giochi da tavola preferiti. Quindi è un bellissimo terreno di pratica per la pittura delle miniature, uno dei migliori, appunto. È perfetta per i giochi di ruolo, perché vi permette, come ho fatto io, di stampare i personaggi dei vostri giocatori, di stampare i PNG, i boss, i mostri, gli scenici. È una cosa meravigliosa. Se voi giocate, per dire, a Dungeons and Dragons, perché è quello che si presta maggiormente ad avere delle miniature, cioè tra i giochi che ho io, che si presta maggiormente ad avere delle miniature sul tavolo da gioco, le caselle, spostarvi su un piano di gioco fisico, avere degli oggetti con cui interagire, è meraviglioso. Quindi per chi gioca a giochi di ruolo, ancora meglio. Poi è possibile giocare a dei giochi di miniature agnostici. Cosa vuol dire giochi di miniature agnostici? Vuol dire che sono dei regolamenti, come per esempio The Doomed e The Altar of the Dead Gods, mi pare che si chiami così. Sono due sistemi, The Doomed l'ho già acquistato, l'altro sono interessato ad acquistarlo, che sono dei sistemi che permettono schermaglie tra miniature. The Doomed è un gioco di schermaglie di miniature, ma anche con un elemento cooperativo all'interno, perché sono due squadre che cercano di far fuori un boss battler, però con elementi anche competitivi. Mentre l'altro è proprio un competitivo puro, quindi uno skirmish di miniature che si scontrano su una mappa quadrettata. Agnostico vuol dire che voi potete utilizzare le miniature che volete. Non ci sono delle miniature create appositamente per quel gioco, quindi potete andare a sciacallare i giochi che avete già, oppure ve le stampate voi, vi fate voi la squadra, andate a scegliere voi le miniature che volete. E poi, se proprio volete, potete sostituire le miniature di alcuni giochi da tavolo con quelle che avete fatto voi. Non vuol dire che le buttate via, ma per esempio
potrei giocare a un Dark Souls, il gioco da tavolo, però se volessi affrontare un boss che magari assomiglia a qualcuno di Elden Ring, potrei andarmi a cercare un boss che assomiglia e sostituirlo fisicamente a una delle miniature di Dark Souls, di quelle ufficiali. O se voglio avere un guerriero che ha un particolare tipo di armatura e di arma e non mi piace quella del gioco originale, me lo stampo, me lo vado a cercare, me lo stampo e utilizzo quella quando gioco al gioco da tavolo. So che è una cosa un po' buttata lì, però a me dà tanta soddisfazione poter personalizzare i giochi da tavolo in questo modo. Ma potete stamparvi anche, che ne so, le monete in plastica per i giochi, dei token personalizzati, le risorse, ci sono delle risorse che potete scaricare e sostituire quelle che avete già. Ci sono degli scenici, come appunto detto, quelli di Nemesis, quelli di Kingdom Death Monster, e la maggior parte sono gratuiti. Quindi ben venga, no? Ma come ben sappiamo, non è tutto oro quello che luccica, e al di là di questa frase fatta bisogna scontrarsi col fatto che ci sono diversi contro nel mondo della stampa 3D a resina, perché appunto io con la filamento non l'ho mai approcciata. Abbiamo un costo iniziale alto, come abbiamo già detto, e poi abbiamo tutta una serie di problematiche a livello puramente logistico. La resina puzza, è tossica, sporca da morire, brucia la pelle, irrita le vie respiratorie, dovete smaltire anche l'acqua con cui lavate. Per questo dicevo, adesso affrontiamo un po' la cosa. L'alcol isopropilico e l'acqua, che sia uno o l'altro con cui lavate la resina, non può essere buttato da nessuna parte, non lo potete versare nello scarico del rubinetto da nessuna parte, perché è altamente tossico. Andate a fare un macello ai mari, ai fiumi, ai corsi d'acqua, alle falde acquifere, diventa un casino. Quindi cosa dovete fare? O portate i liquidi sporchi della resina, perché voi potete lavare fino a un certo punto, poi diventerà talmente torbida l'acqua che non laverà nemmeno più. Li dovete portare a un centro di smaltimento e affrontare il relativo costo, ovviamente anche questo è costoso. O se no, come fa qualcuno e come faccio anche io, prendete le bacinelle con l'acqua, le mettete sotto la luce solare, quindi è una cosa che potete fare principalmente d'estate, e aspettate che l'acqua evapori. Quello che rimane sul fondo è parzialmente curato, perché comunque la luce del sole ha i raggi ultravioletti, non è potente come le lampade appunto delle stazioni di cura, però qualcosa fa. Quello che rimane sull'acqua è questa melmetta di resina parzialmente solidificata, la raccogliete, la fate solidificare nella stazione di cura e poi la potete buttare nel secco, ok? Però è un lavoro anche questo, in più dovete aspettare anche che l'acqua evapori, perché non la potete rovesciare da nessuna parte, oppure che evapori l'alcol isopropilico, che evapora molto più velocemente rispetto all'acqua. L'acqua ci mette un po', io una bacinella da 4 litri di acqua mi deve stare una settimana sotto il sole, se non è piena estate. Poi magari adesso che comincerà a fare caldo può essere che stia anche, bastino 3 giorni, non lo so. Poi sono macchine che hanno una durata di vita che è un'incognita, cioè la macchina vi può durare 5 anni senza nessun problema, vi si può rompere dopo 3 mesi. Poi sta a voi cercare di capire come aggiustarvela con la garanzia. Cioè, in teoria la garanzia dovrebbe esserci, dovreste essere coperti da quel punto di vista, però ho sentito più di qualche persona dire sì, ma mi hanno fatto storie, mi hanno detto ma magari non l'hai settata bene tu, ti mandiamo il pezzo di ricambio, poi il pezzo di ricambio arrivava rotto, oppure non era quello il problema. Insomma, potreste veramente buttarvi in un ginepraio di assistenza che non vi porta da nessuna parte. Questo è da tenere in conto. Poi dovrete affrontare sicuramente, come ho già detto, una frustrazione iniziale dettata dal fatto che se non vi va bene la stampa inizialmente, non aderisce, vi falliscono le stampe, vi trovate incasinati a pulire tutto quanto, è una frustrazione anche quella. Quindi dovete mettervi nell'ordine di idee che non prendo la macchina, premo start e va tutto liscio fin da subito. Bisogna spendere del tempo per impostare i settaggi corretti. Se fallisce una stampa, cioè vuol dire che la trovate particolarmente deformata, si stacca dal piatto di stampa, dovete fermare la stampa, dovete staccare dal piatto di stampa, quindi sprecate tempo, sprecate resina perché buttate via tutto e dovete svuotare la vaschetta. Come ho già detto, la resina è tossica, quindi non la potete tenere dentro casa, la dovete tenere in uno spazio apposito. La resina necessita di una temperatura tra i 20-25 gradi e oltre. Cosa vuol dire? Che se la temperatura della stanza dove si trova
la vostra stampante, per esempio, la mettete in garage, è sotto i 20 gradi, è facile, è molto facile che la stampa fallisca. Questo perché la resina appunto ha bisogno di un certo tipo di temperatura. Per questo vi dicevo del regolatore di temperatura che ho comprato e che vi dicevo all'inizio del video. Perché è una sorta di mini stufetta che voi mettete all'interno del contenitore di stampa, di dove c'è dentro al coperchio, non fuori, dentro al coperchio della vostra stampante, gli trovate un posticino e questo butta fuori aria calda e vi porta la temperatura interna intorno ai 25-30 gradi, perché questa è la temperatura ideale intorno a cui appunto la resina reagisce meglio, si indurisce meglio e non vi fa fallire la stampa. Quindi è da tenere in conto anche questa cosa, perché magari non c'è la possibilità di avere una stanza dentro casa riscaldata, adibita appunto alla stampa 3D. Se la volete mettere in garage, tenete in conto questa cosa. Poi appunto, come già detto, le miniature sono più fragili di quanto pensassi, la stampa è lenta, quindi dovrete attendere parecchio prima di vedere le vostre creazioni arrivare nel mondo reale, e soprattutto la cosa peggiore è che crea dipendenza, nel senso che io non vedo l'ora di stampare una nuova partita di qualcosa, di miniature, di scenici, di qualsiasi cosa. Il problema è che mi crea più godimento appunto il stare stampando qualcosa, poi staccarlo, togliere i supporti, lavarlo, curarlo, pulirlo e guardarlo nel suo risultato finale, che poi utilizzare effettivamente quello che ho stampato. Quindi sto accumulando un sacco di miniature e di scenici che però mi danno molta più soddisfazione nel momento in cui li realizzo che non il fatto di utilizzarli realmente dopo. Lo so che è una cosa scema, completamente stupida, però a me in questo momento sta funzionando così. Quindi niente, questa è la mia esperienza appunto di 2 mesi all'incirca con la stampa 3D. Torno a ricordarvi che non era un video tecnico, non vuole spiegarvi come funziona la stampa 3D nel dettaglio. Non mi sento ancora di poter parlare, perché non ho fatto ancora tutte queste stampe per appunto poter dire la mia da un punto di vista tecnico, però spero di aver aiutato voi a cercare di capire se è una cosa che magari vi interessava, se approfondirla ulteriormente, oppure se vi ho convinto a lasciar perdere, perché è un ginepraio, io ve lo dico, è un ginepraio che però nel momento in cui viene risolto dà molta molta soddisfazione. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!